questi, soprattutto nel reparto difensivo, insomma, abbiamo avuto. Però ripeto, tutto deriva dal fatto la quarta partita in 10 giorni, quindi giocare ogni 2 giorni e mezzo è tanto, e quindi qualcosa paghi, però questo è, quindi dobbiamo stringere i denti e basta. Le cose, non so se riuscirà ad arrivare in tempo questo ragazzo Curcio, che vediamo un po', arriverà in tarda serata, se magari... Per il tesseramento, dici? Sì, il tesseramento, quant'altro, non so se può essere poi convocato per domani, ma non lo so, è partito da Salerno oggi, non so se arriverà, vediamo. Questo è un po' lo spettro. Perché le scelte dietro, no, sono un po' obbligate, visto che mancano Kresic e Valentini, perché mi viene in mente che Gasbaro sicuramente può fare il centro-sinistro dietro insieme ad Andelkovic, ma poi a sinistra, non avendo più Baraglia, chi potresti far giocare? No, c'è ancora anche Pelagatti, che sì, Pelagatti, certo, ha giocato a Frosinone, ha giocato lui e Valentini, ecco. Ma se ah, okay, può arrivare anche Curcio, quindi abbiamo un'altra alternativa, no? Poi siamo questi quattro qui più Biancon e basta, quindi siamo questi. Adesso vediamo Curcio se arriva, come arriva, la condizione, poi sempre valuteremo alla fine. Senti, permettimi, poi lascio magari spazio anche agli altri. Prima di focalizzare la partita di domani sera, dopo Fano tu non hai rilasciato dichiarazioni così a freddo, invece magari a distanza di un paio di giorni, cosa ti senti di dire? Perché magari ci sono stati degli episodi anche arbitrali un po', insomma, sono stati sfavorevoli, dai. Molto, molto. Il rigore su Della Lata alla fine, il rigore a favore Ero Fano. Arrabbiato, non volevo dire niente, ero molto arrabbiato perché la squadra meritava di vincere questa partita, difficile, di vincere il campo, caratterialmente ha fatto una partita sul livello loro, poi si è andati in vantaggio, ha sbagliato qualche situazione offensiva, però non abbiamo mai rispetto niente, e si è stati puniti da un errore grosso come una casa da parte dell'arbitro, e dopo ce n'era uno a favore nostro, quindi ho preferito lasciare stare, ero arrabbiato perché la squadra meritava di portare a casa 3 punti, e così non è stato. E quindi certo, è definita lì. Senti, invece, entrando nella partita di domani sera, tra virgolette, quali sono le difficoltà? Non, mi viene da dire, insomma, che domani sera è indispensabile fare questa benedetta vittoria, no? Ah, noi giochiamo le partite, poi la vittoria è anche frutto di situazioni che abbiamo visto anche a Fano, quindi quando giochi ogni meno di 3 giorni è sempre difficile fare di quello che è la gara con gli avversari e quant'altro. Insomma, noi abbiamo un paio di partite in più sulle gambe, insomma, una abbiamo fatto la Coppa Italia, quindi però insomma, quando si gioca ogni 3 giorni le difficoltà sono soprattutto nei recuperi mentali, nervosi, e come abbiamo dimostrato anche, insomma, dai problemi che abbiamo avuto, anche fisici. Quindi, al di là di quello che è importante, è trovare queste energie. Ciao. Ogni 3 giorni. Che tipo di partita ti aspetti domani sera? Ma non lo so. Noi dobbiamo essere pronti ad ogni tipo di partita. Gli altri diamo rispetto massimo, come sempre, come giusto che sia. Come dicevo prima, Fano, sapevamo che sarebbe stata una partita aggressiva e non ci siamo stati, anzi, nei 10 minuti così, un po' di aspettare che loro siano più aggressivi in casa e quant'altro, però noi abbiamo messo in campo anche caratteristiche che magari non abbiamo. Domani non lo so che partita sia. Io guardo a casa mia e speriamo, insomma, di recuperare, di stare bene. E come giustamente hai detto te, come la vittoria di Frosinone, l'importante è trovare la vittoria, però la vittoria è soltanto l'ultimo step. Per arrivare lì devi fare tante cose, e dobbiamo essere bravi a farle, a non subirle, e poi a volte, quando anche sei bravo a fare questo, poi magari ci sono delle terze persone che decidono di legare. Quindi la prega è difficile. Partite facili non ce ne sono, in tutte le categorie, anche in questa soprattutto, e basta.
Mister, quindi nel complesso la squadra Fano ti era piaciuta abbastanza, diciamo? Ma ripeto, sapevamo che avremmo incontrato delle situazioni diverse, una squadra aggressiva, il campo stretto, quant'altro, molta aggressività, però non abbiamo subito i primi 10 minuti che non siamo partiti. Però dal punto di vista caratteriale, ambientale, c'eravamo. Poi siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni anche da fare il gol la prima, anche di finire, di mettere in sicuro la partita. Non abbiamo preso il portiere, penso che abbia fatto una parata di routine, non ha mai fatto una parata. L'unico tiro vero è stato forse, a parte i 15 minuti, poi è stato il calcio di rigore. Le partite sono anche queste, l'ho visto anche ieri sera, sono altre gare. Poi un episodio la può cambiare, però lo spirito della squadra era di quello che doveva combattere. Ripeto, partite facili non ce ne sono, e lo abbiamo visto e sarà così anche domani sera. Come giudichi la prova di Ronaldo? Perché purtroppo Frosinone, nessuno di noi è riuscito a vedere la partita, ma ci hanno detto che Ronaldo in quella posizione ha fatto molto bene. Magari invece contro il Fano un pochino non è stato dentro la partita. Tu credi di provarlo ancora lì o magari adesso? Ma Ronaldo, Ronaldo può giocare in varie posizioni, in mezzo, davanti, ai lati del centrocampo. Frosinone è stata una partita, aveva anche recuperato, quindi magari aveva anche una partita in meno. E quindi, che dire, io so che lui può fare molto meglio, credo, sono convinto che lui possa fare molto di più, credo che sia lo specchio della sua carriera, però se è qua, quindi vuol dire che deve ancora fare, dare, è un giocatore importante per noi, però sicuramente sono d'accordo che può fare meglio e lo deve cercare, perché ha tutte le qualità per poterlo essere, un giocatore veramente importante. Andrea, volevo chiederti come sta Bifulco, che è arrivato da pochi giorni, se secondo te è pronto per essere comunque dentro la partita, e poi se andrai avanti, diciamo, col tema tattico che si è visto a Fano, oppure se cambierai e tornerai al 4-3-3. No, non lo so, ancora qualche dubbio, visto anche le condizioni un po' dei recuperi. Ancora oggi non dovevano ancora recuperare diversi giocatori, quindi non ho ancora deciso, però Bifulco, per ritornare a quello che mi ha chiesto, ma sta bene, credo che non abbia assolutamente la partita, come magari non ce l'ha Jenic, anche se ha giocato quasi sempre, sono giocatori che sono stati fermi molto, lo stesso Saber, sono giocatori che non hanno fatto allenamenti con continuità, quindi poi la partita azzera un po' tutto. Adesso Saber è poi entrato domenica, che cosa ha messo dentro, però quando si gioca così ogni 3 giorni non riesce ad allenarti, e credo che tanti giocatori avrebbero bisogno proprio di allenarsi più che giocare le partite, però questo è, quindi bisogna rimboccarsi le maniche anche questi che non hanno minuti. Chiedo un sacrificio a tutti e so che mi daranno tutto quello che hanno. Poi abbiamo tanti giocatori, abbiamo diverse soluzioni, quindi possiamo avere, insomma, intercambiare diversi giocatori, ecco, però che Bifulco possa giocare un'ora, insomma, mi auguro, insomma, vediamo un attimo se sarà dal partito o partita in corso. Ci sono altre domande, ragazzi? No, volevo chiedere invece di Nicastro, lui è a posto, fisicamente a posto? Sì, a posto, tutto a posto. Sì. Cioè domani può essere uno dei papabili per tornare a giocare dall'inizio? No, è uno dei papabili, sì, sono messo davanti con l'infortunio di Paponi, insomma, sono arrivati Jelinić e Bifulco, perché Jelinić ha fatto una partita buonissima con l'Imolese, poi l'abbiamo tenuto a riposo una settimana, aveva preso anche una botta domenica, credo che abbia fatto bene male, quindi anche lui fai fatica a valutare quando non ti puoi allenare con continuità, anche perché insomma la settimana che è stato fermo da Limolese, ha avuto un problema, non si è potuto neanche allenare con grande continuità, quindi bisogna avere un po' di pazienza e cercare di recuperarli al 100%. E non è facile, perché purtroppo c'è le partite, quindi bisogna tirar fuori tutto, lo sanno, e quindi vediamo. Però
sicuramente è un giocatore importante che ha bisogno di lavorare come, come altri 4-5, 5-6. In questo momento il lavoro è la partita, però la partita poi c'è tanti altri aspetti che insomma vanno affrontati, lo vedremo. Mister, sei contento che è finito il mercato? Beh, diciamo di sì, quindi noi avevamo le nostre idee, quindi quello che dicevo, ho detto anche prima, così siamo contenti. Adesso tiriamo avanti per il campo, non c'è più, e basta, chi c'è.